Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: per Adriana Volpe un traguardo il compleanno 2023 in cui festeggia compiendo una cifra tonda. Un'occasione per tirare le somme della sua vita e fare una rivelazione. Adriana Volpe il 31 maggio ha compiuto 50 anni e ha accusato il colpo, come lei stessa ha detto in un video pubblicato sui social per ringraziare i fan che la seguono sempre con cura e affetto. Sono al giro di boa, sottolinea con un veno di malinconia, pensando alla sua vita tra alti e bassi. Sicuramente il suo lavoro in TV e l'essere diventata mamma le hanno regalato tante soddisfazioni. Ed è apprezzabile il suo considerare le rughe come simbolo di ricordi, piacevoli o dolorosi. In un mondo sempre più vittima della chirurgia estetica, la showgirl italiana resta bellissima e solare come è sempre stata nonostante la mezza età. Ma c'è un dettaglio nel video che suggerisce qualcosa di non detto che ha intrigato i fan e i media. Cosa nasconde Adriana? Il messaggio a cuore aperto. Oggi è il mio compleanno palloncino e i pensieri volano, un messaggio per tutti voi. Ha scritto Adriana Volpe sul suo profilo Instagram come didascalia di un video in cui si rivolge ai suoi fan parlando a cuore aperto. Ringrazia tutti per il sostegno e l'affetto dimostrato nel corso degli anni, nei momenti belli e in quelli difficili. Ci siete sempre stati e vi ringrazio davvero, dice, aggiungendo le scuse per non avere sempre il tempo di rispondere a tutti anche se legge ogni messaggio e commento che le arriva sui social. Tuttavia nel video appaiono chiaramente dei fiori che potrebbero suggerire il fatto che Volpe abbia un fidanzato non dichiarato o un ammiratore. Chi potrebbe averle mandato tutti quei fiori? Amici? Ammiratori o, sui social si scatenano le ipotesi. Ma fino a oggi la vita privata di Adriana Volpe è stata abbastanza riservata. Un primo matrimonio con Chicco Canigi nel 2000 durò solo 4 mesi, ma nel 2008 la conduttrice si sposa con Roberto Parli, imprenditore svizzero con cui ha Giselle, sua figlia, nel 2011. Nel 2021 anche questo secondo matrimonio è finito e attualmente non ci sono nuove notizie sul fronte sentimentale. Intanto continua a lavorare come opinionista in alcuni programmi TV in attesa di nuovi progetti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.